Ciao a tutti amici di Padel Test by Roberto Cardi, siamo oggi a presentarvi un altro prodotto DoPadel, un altro perché qualche giorno fa abbiamo già recensito la Castor Pro, oggi siamo con la Castor. Allora, indicazioni dell'azienda, intanto la forma, una forma che io definisco un po' ibrida ragazzi, perché mi sembra un mix tra una goccia e una diamante, ok? L'azienda ci dice, scritto qua, che questo esemplare pesa 358 grammi e ha un bilanciamento a 26,5. Andiamo a vedere il peso con la pellicolina e poi la scartiamo e vediamo il peso senza pellicolina. Però intanto vi dico che comunque carbonio 3K sui piatti e sul tubolare, una gomma di bassa densità. Quindi esattamente non sappiamo cosa sia dentro, però sicuramente già facendo così la sentiamo leggermente più morbida rispetto alla sua sorellina maggiore, la Castor Pro. Vediamo il peso con la pellicolina, 365 grammi, la andiamo a scartare e vediamo che cosa succede senza pellicolina. Andiamo comunque a misurare il peso senza pellicola, 362,9, quindi rispetto ai 358 indicati dall'azienda qualche grammo in più, probabilmente il protettore, che non so se vengono pesate prima che venga applicato il protettore che esce già di serie o dopo. Vediamo che succede in campo con la DoPadel Castor. Ragazzi, quando vado a fare la volée con la DoPadel Castor mi dà una buona sensazione di impatto o di potenza. I tagli li prende abbastanza bene, ma non in maniera eccelsa. Il tocco, già qualcosina di difficoltà me lo fa avere nel tocco. Però se lo dovessi tradurre questa cosa in un voto, darei un 7,5 dalle volée. Oh! Ragazzi, allora posso dire che quando vado a fare il colpo alto, soprattutto la vibora, posso definirla una bestiolina perché mi dà veramente potenza e taglio, una cosa fantastica. Un po' meno quando devo controllare un po' di più la palla, quindi una palla tagliata controllata. E tradotto in un voto posso dare un buon 8,5, ottima. La prima cosa che mi viene da pensare in mente quando vado a fare i colpi basici, potenza allo stato puro, potenza un buon 9,5, veramente tanta potenza esprime questa pala, è abbastanza maneggevole, diciamo quelle 26,5 anziché 27 della Castor Pro, quindi 26,5 per la Castor, mi aiuta a rendere questa pala un pochino più maneggevole, ma non perde la sua potenza, potenza tanta, i tagli, nick e nac, si può dire nic nac, lo diciamo, e però il controllo e anche quando vado a fare il pallonetto forse non mi dà una grossa mano nel pallonetto, devo mettere un po' più di braccio perché diciamo la sensazione del tocco è abbastanza ancora dura. Non l'ho detto prima, la tipologia di impatto per questa DoPadel Castor è 7, ok? Abbastanza duretta, non durissima ma abbastanza duretta, forse fosse stato un 6,5 era un equilibrio perfetto per il pallonetto, non dico che non fa buoni pallonetti, fa ottimi pallonetti, ma non devo mettere un po' più di braccio, quindi mi serve quel pizzico in più di braccio per poter far uscire bene la palla. Ragazzi, vi ricordo una cosa molto importante, iscrivetevi al canale YouTube, per voi un piccolo click per noi è importantissimo perché così vedremo sempre più prodotto da recensire. Anzi, se avete qualche richiesta la potete fare al 347-620-7531. Ma soprattutto, se volete il miglior consiglio e la migliore offerta di mercato, 347-620-7531. Come avete visto, anche c'è, se vuoi diventare partner in un'azienda di Padel Test by Roberto Cardi e seguire il Premier Padel e i campioni di Padel con la tua azienda e con il tuo marchio, con il tuo brand pubblicizzato nei nostri reel, chiamami sempre, sempre lo stesso, 347-620-7531, grandi novità in arrivo. Vamos!
Allora, dall'uscita di parete bassa non pensavo, ma mi fa giocare veramente molto molto bene. Anche una palla di tocco riesco a fare delle ottime cose, quindi devo dire che un buon prodotto mi dà una buona risposta dall'uscita di parete bassa, anche quando sono sotto pressione e quando vado ad alzare il pallonetto. Stesso discorso che ho fatto per i colpi basici, dall'uscita di parete bassa il pallonetto è un ottimo pallonetto, però devo mettere un pochino più di braccio. Vamos. Uscita di parete alta la divido in due, nel senso che quando vado a fare potenza, okay, anche un po' di taglio, però potenza, ragazzi, è eccellente perché esce fuori una cannonata, ok? Quando vado a tagliare, a fare un po' il tocco, devo essere un pochino più bravo io. Quindi uscita di parete alta gli do un 9,5 con la potenza, quando vado a fare tocco eccetera un 7. Quindi tradotto in una situazione molto pratica, dall'uscita di parete alta do un 8,5, non di più. Allora, quando vado a fare il remate mi dà delle buone sensazioni sempre rispetto alla potenza, raga, però diciamo che non mi convince così tantissimo questa pala e devo dire, ecco, la mia espressione, stavo riflettendo appunto sul commento da fare, perché non mi dà un'eccellenza, non è un'eccellenza nello smash, è una buona pala dove vado a esprimere potenza, mi fa esprimere potenza per tre, come avete visto anche nel gesto tecnico qualcosina è uscito fuori, ma non tradotto in un voto potrei dare un 8, non di più, ok? Ed è già abbastanza perché comunque mi convince dal punto di vista della potenza, però un po' meno dal punto di vista di armare e della maneggevolezza. Comunque andiamo al commento finale. Il commento finale mi dice che questa pala può essere utilizzata da intermedi avanzati fino avanzati e fino a pro. Non è una pala che, posso dire, possono giocarci tutti, ragazzi, toglietevelo dalla testa con questa pala che potete giocare tutti, soprattutto l'intermedio basico non ci può giocare e l'intermedio avanzato tecnicamente deve essere bravo a colpire bene il centro della pala, ok? Comunque, eravamo a provare l'Academy, sempre con lo store di Padel a Roma. Mi trovate a me, se volete provare tutte le racchette del mondo, anche quelle che abbiamo già testato in video, venite qua, mi chiamate, ci mettiamo d'accordo, vi offro un bel caffè e vi faccio provare le pale. Quanto costa questo servizio? Zero. Poi, iscrivetevi al canale YouTube, un piccolo click, ve lo ricordo ancora, ma per noi importantissimo. Oggi, qui al Provate l'Academy, ci ha dato la palla un ragazzo un po' distratto. Quella, cioè, come diceva la canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Il sogno gliel'abbiamo regalato noi oggi a Federico Casanova, che purtroppo pensa sempre alle donne. E lì il problema è quando alza il pallonetto, se viene male qualcosa, la colpa sapete di chi è. Numero uno dei pallonetti sbagliati. Eccolo là. Grazie ancora di essere stati qui con noi. Do Padel Castor.